Amici del Senza Fretta, eccoci qui a presentare quella che sicuramente è l'escursione più mistica di questo 2021. Un'escursione naturalistica, religioso, artistica, storica, insomma, vi è tutto in questo percorso di circa 13 chilometri chiamato alla scoperta della Nuova Gerusalemme e del sentiero di Padre Gallino. Siamo nella bella, stupenda, meravigliosa Varallo Sesia e ci siamo arrivati, io adesso sono alla fine di questo percorso, attraverso la salita al Sacro Monte di Varallo. Quello che vedete, anzi ve lo faccio vedere un poco lassù, è uno dei 9 sacromonti fra la Lombardia e il Piemonte che ormai dal 2013 sono patrimonio dell'UNESCO. Dire meraviglioso è dire poco. Il Sacro Monte di Varallo viene chiamata proprio anche la Nuova Gerusalemme proprio per la posizione precisa, millimetrica, in cui sono stati riproposti i momenti della vita di Gesù, primo fra tutti la grotta che visiteremo, la grotta di Betlemme, visiteremo tutte le stazioni di questa Via Crucis, ma soprattutto vedremo la bellezza di questo luogo che tra l'altro è stato reso così, che è stato impreziosito dalla presenza di piante veramente notevoli. C'è addirittura un cedro del Libano veramente maestoso, insomma i colori soprattutto che potremo vedere nella stagione autunnale sono di prim'ordine. Una volta ripartiti dal Sacromonte di Varallo riprenderemo il sentiero di Padre Gallino, ci alzeremo un poco, arriveremo fino alla chiesa di Santa Barbara e poi ancora un poco più in su attraverso un bel sentiero in un bosco di castagni arriveremo a Verzimo. Verzimo è veramente una piccola e graziosa frazione molto assolata, lì faremo una delle nostre mitiche merende e poi riprenderemo la discesa verso Varallo attraverso un bellissimo bosco anche qui di castagni e poi seguiremo il corso del Mastellone, il fiume che scende proprio dalla Val Mastellone, da Rimella, da Fobello per intenderci, e ci accompagnerà, il suo dolce suono ci riaccompagnerà qui nella splendida Varallo. Ripercorreremo le vie storiche di Varallo che abbiamo già visitato comunque la mattina, perché la mattina verrà dedicata principalmente alla visita di Varallo, insomma una gita veramente di prim'ordine, vi porterete a casa tanta bellezza, saranno tante le foto che faremo, ma saranno tante anche le foto mentali che vi porterete a casa e vi rimarranno a lungo impresse. Per qualsiasi altra informazione, se volete altre informazioni su Varallo e sulla Nuova Gerusalemme, scrivetemi ai numeri che vedete qui sotto, WhatsApp è lo strumento che preferisco, io intanto vi aspetto qui alla Nuova Gerusalemme e al sentiero di Padre Gallino. Ciao, alla prossima!